Salve, oggi ci occupiamo della respirazione. Ci stiracchiamo verso l'alto, un po' come gli animali. Sarebbe opportuno di prima mattina. Possiamo usare diversi tipi di respirazione. Alcuni servono per gestire le emozioni, come il sitali, in cui la lingua è piegata all'insù. È una caratteristica genetica, quindi non tutti riusciranno a piegare la lingua. Chi non riesce a piegare la lingua, basta semplicemente che la tenga fuori e inspiri, fingendo di avere una cannuccia, cioè di usare soltanto la bocca, mandando giù tutta l'aria, espirando poi con il naso. La respirazione sitali serve per raffreddare gli stati emotivi. Faremo 3 respirazioni. Un altro respiro molto utile che utilizziamo noi negli esercizi è il respiro di fuoco. È una forma di respirazione in cui, per riprodurla, bisogna immaginare di essere dei cani che riprendono il fiato. Quindi dobbiamo inspirare e espirare usando l'addome, in maniera tale che il diaframma, abbassandosi, riesce a arrivare fino in fondo alla sua estensione e a lavorare anche sui visceri. Quindi rilassa anche il fegato. Le braccia sono aperte in questo modo, il pollice va alla radice del mignolo, chiudo. Lingua fuori come i cani che recuperano nella corsa e di solito si fa un minuto da 1 a 40 minuti di questo respiro. Noi ora faremo qualche secondo, non di più. Bene, un altro tipo di respirazione che serve per scaricare la rabbia è la katana della rabbia. Si fa in posizione quadrupedica. Si inspira e si inarca la schiena, si espira e si fa una bella gobba. Per riscaldarci facciamo 3 respirazioni di questo tipo. Poi, visualizzando l'emozione della rabbia, scarichiamo ogni tensione con una A forte in cui vengono fuori le emozioni. Un po' come quando si spacca la tavoletta che si concentra all'urlo, così si sciolgono proprio le emozioni distruttive. Thank you.
Bene.